Con l'annuncio ufficiale del DualSense, il controller di PS5, Sony ha messo in chiaro che il suo approccio alla next gen non sarà certo soft. La quinta ammiraglia dell'azienda giapponese rappresenterà un taglio netto con il passato e PlayStation 5 punta a rivoluzionare il mercato videoludico. Stravolgimento che parte proprio da qui, dall'abbandono dello storico pad, il DualShock, in favore di una periferica che già dal nome traghetta l'utenza in un territorio familiare ma inesplorato. E se vi dicessi che in realtà questa non è la prima volta che Sony prova ad abbandonare il DualShock? Infatti durante l'E3 2005 l'azienda accolse tutti di sorpresa svelando il design di quella che poi sarebbe diventata la PlayStation 3. Ad accompagnare la visione del futuro del monolite nero c'era però un controller che catalizzò tutta l'attenzione su di sé e basta dargli un'occhiata per capire il motivo. Questa, poracci, è la storia del Bananarang, il pad PS3 che non vide mai la luce. E in questo video ripercorreremo insieme la storia del progetto, perché oltre ad essere una parte importante e dimenticata dell'evoluzione del brand PlayStation, allo stesso tempo ci può dire molto della filosofia aziendale che si cela dietro ad un annuncio come quello del DualSense e dell'imminente reveal di PS5. Mi raccomando, questo è il momento giusto per lasciare un like e iscrivervi al canale se siete nuovi e volete rimanere informati sulla storia di PlayStation, di Sony e del mondo dei videogiochi in generale. Iniziamo! Per quanto assurdo, il concept del controller di PlayStation 3, che ufficialmente non ha mai ricevuto un nome, in realtà affonda le sue radici in un periodo storico preciso. Esattamente come oggi, 15 anni fa era in atto il passaggio generazionale, con PlayStation 2, GameCube e Xbox che si apprestavano a cedere il passo alla next gen. Se Microsoft aveva colto tutti alla sprovvista con un reveal a sorpresa di Xbox 360 durante un live party andato in onda su MTV e Nintendo aveva appena annunciato il suo progetto con il nome in codice Revolution, Sony anche allora era maledettamente in ritardo. L'azienda giapponese, inebriata dal successo planetario di PlayStation 2, si era addormentata sugli allori e il sogno del successo rischiava di trasformarsi in un incubo. Fu per questo che Sony decise di andare all-in all'E3 2005, partendo da una comunicazione molto aggressiva. Nei giorni precedenti all'evento, infatti, Los Angeles fu tappezzata di cartelloni pubblicitari che promettevano un change epocale all'interno dell'industria. Quindi, la rivoluzione era veramente dietro l'angolo? Non proprio, perché il reveal della PlayStation 3 lasciò interdetta gran parte della stampa specializzata. La visione di Ken Kutaragi, presidente di Sony Interactive Entertainment, era chiaramente in uno stato ancora embrionale e la PlayStation 3 sembrava uscita dal futuro, ma un futuro confuso e tremendamente remoto. Dalla scelta dell'hardware fino al design, tutto era pensato per scioccare il pubblico, non lasciando spazio però a quel minimo di familiarità necessaria per metabolizzare dei cambiamenti così radicali. Tra tutte le novità, a troneggiare era sicuramente il controller, che non solo abbandonava il nome DualShock, ma rivoluzionava anche il suo form factor, proponendo un design indescrivibile, sproporzionato e composto solo da forme arrotondate. Tanto che, in assenza di un nome ufficiale, fu da subito ribattezzato come il Bananarang, a sottolineare l'assurdità di un design che, in nome della rivoluzione a tutti i costi, aveva sacrificato qualsiasi cosa, anche l'ergonomia. Ora va fatta una piccola precisazione, perché dietro a un design del genere in realtà ci sono delle motivazioni pratiche e molto valide che costrinsero Sony ad abbandonare le classiche forme del DualShock. L'azienda giapponese infatti in quel periodo si ritrovava nel mezzo di una disputa legale con Immersion, un'azienda americana che l'aveva accusata di violazione del copyright avvenuta attraverso l'utilizzo della funzione di vibrazione nei suoi controller. Durante la controversia Sony corse ai ripari e progettò la sua nuova periferica abbandonando il nome DualShock e rimuovendo completamente la funzione di Rumble. Feature principale sarebbe quindi diventata la presenza dei sensori di movimento all'interno del pad, particolarità che poi diede il nome alla prima versione ufficiale entrata in commercio, il Six Axis Controller. Le forme snelle e allungate del controller quindi si spiegano anche per questo motivo contingente. Senza più il bisogno di dover posizionare i motori del Rumble nei pressi delle levette analogiche, c'era molto più spazio a disposizione, spazio che Sony scelse di non riempire. Problemi legali a parte, erano chiare le intenzioni di Ken Kutaragi.
PlayStation 3 doveva segnare un punto di rottura con il suo predecessore. E i mesi che seguirono furono caratterizzati da forti tensioni all'interno della stessa azienda. Nonostante il manifesto malumore del pubblico, Sony Japan continuava a rilasciare dichiarazioni dove veniva affermato che quanto mostrato alle 3 2005 non era un semplice prototipo, mentre la divisione americana, capitanata da Phil Harrison, oggi volto di Stadia, cercava di rassicurare la stampa affermando che quanto visto di PlayStation 3 fosse in realtà molto lontano dal design finale. La mediazione arriverà soltanto durante le 3 2006, dove una Sony in nettissimo ritardo regalerà una presentazione che entrerà di diritto nella storia della manifestazione, anche se non per i motivi giusti. Il compromesso era sotto gli occhi di tutti. Se la console manteneva sostanzialmente il design invariato, pur perdendo molte delle porte USB che caratterizzavano la prima versione, a pagare le conseguenze dello scontro con Sony America fu proprio il controller, che quasi si fosse trattato di un'allucinazione collettiva, sparì nell'indifferenza più totale, sostituito da un ben più canonico controller che ricordava in tutto e per tutto il famosissimo DualShock. La storia la conosciamo tutti e il progetto PlayStation 3, nonostante il parziale dietro front, pagò le conseguenze di una visione così radicale come quella di Ken Kutaragi. La voglia di differenziarsi a tutti i costi dalla concorrenza, proponendo un hardware dalle caratteristiche uniche, si rivelò un'arma a doppio taglio che regalò tantissimo vantaggio a Microsoft e alla sua Xbox 360. Gli errori però servono a imparare e l'esperienza acquisita con la sesta generazione di console servì a Sony per capire quale approccio portare avanti con PlayStation 4. Un progetto sicuramente meno rivoluzionario e più conservativo, allineato ai gusti del pubblico e ai trend di mercato, che ha riportato agli antichi splendori il brand PlayStation. Oggi ci ritroviamo in una situazione molto simile a quella del 2005, perché Sony è in ritardo rispetto alla concorrenza e la comunicazione relativa al suo nuovo hardware passa attraverso il DualSense, un controller che promette di abbandonare tutti i canoni del passato. Ci sono però 15 anni di esperienza e Sony sembra aver imparato dai suoi errori. Non c'è più il bisogno di voler scioccare a tutti i costi e l'evoluzione sembra essere portata avanti con i piedi per terra. Non solo da un DualSense che innova ma conserva dentro di sé l'anima del DualShock, ma anche da delle caratteristiche hardware in linea con gli standard del settore. Insomma, difficilmente rivedremo esperimenti come il Bananarang, idee figlie di una visione dell'industria che non può più esistere al giorno d'oggi, azzerando sì i rischi, ma forse standardizzando eccessivamente l'offerta ludica. E voi poracci, vi ricordavate di questo prototipo? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se questo genere di video vi piace, magari anche lasciando un like e iscrivendovi al canale se siete nuovi per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che sto facendo ripartire tutti i miei profili social oltre a Discord, quindi vi lascio qua sotto in descrizione i link al mio profilo Facebook e al mio profilo Instagram. Vi consiglio di seguirli perché troverete contenuti interessanti e complementari a quanto potete vedere qui su YouTube e su Twitch. Io sono il Poro Michele, dal Bananarang al DualSense. Ciao!